Ciao a tutti, mi chiamo Nico e sono un appassionato di telefonia e la tecnologia mi piace davvero tanto. Appunto tale che ne ho fatto il mio lavoro. Non mi occupo ancora di epilatori, ma di stampanti sì. Però, bella stampa. Visto? Questa qui è un'ottima stampante fotografica. Io cercavo giusto una stampante per le mie foto e questa mi sembra una soluzione interessante. Questo è prodotto giusto per te. Allora, questa stampante fa sicuramente al tuo caso. È l'ultimo modello di Epson, una stampante fotografica, oltre adesso una stampante utilizzo classico domestico. È una stampante una 5 cartucce, quindi propone addirittura il nero fotografico per ottenere il massimo dai tuoi scatti. E quindi per avere delle foto con dei colori molto 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 più definite e realistiche. Addirittura questa foto l'ho stampata con estrema facilità lanciando direttamente la stampa dal mio telefono, dal mio smartphone, e quindi si scarica semplicemente l'applicazione Epson, lanci la stampa e in 2 minuti la foto è stampata su carta fotografica. Basta aprire appunto l'applicazione, cliccare il tasto stampa foto. Si seleziona poi dopo la foto che si vuole andare appunto a stampare o il documento scelto, lo si seleziona, successivo, e poi si lancia infine la stampa. Un attimo per caricare e ovviamente la stampa. Adesso l'abbiamo lanciata. L'abbiamo lanciata ed è uscita e comunque la qualità è davvero, davvero molto, molto buona. Hai detto prima 5 cartucce, perché? Questa stampante qua è proposta con le 5 cartucce completamente separate in modo tale che per una persona che utilizza prettamente un colore, ad esempio il magenta, quando esaurisce appunto quel colore può andare a sostituire solamente quel colore e non sostituire tutte le cartucce. Ma è anche una stampante multifunzione, giusto? È una multifunzione, sì, assolutamente sì. Quindi consente di fare veramente tutto, quindi scansiona, fotocopia, stampa, stampa da chiavetta, stampa da smartphone, stampa senza fili, quindi è completa a 360 gradi. Ma sì, da chiavetta anche perché vedo che ha la porta USB. Assolutamente sì. Lì di lato c'è una porta. Questa qui è la sua porta USB, certo. Quindi se io ho dei documenti sulla mia chiavetta o foto, posso inserendo semplicemente la chiavetta all'interno di questa porta, le foto vengono appunto visualizzate su questo schermo a colori. E scansiona anche? Assolutamente sì. Scansiona anche sulla chiavetta? Assolutamente sì. Consente di scansionare e memorizzare direttamente sulla memoria esterna, quindi la chiavetta. Ah, comodo. Inoltre un'altra cosa che è molto importante e che ci tengo che tu sappia è che questa stampante qua, a differenza delle altre, consente di stampare su CD, su DVD, quindi consente di stampare appunto già delle copertine su CD e DVD. Ah, comodo. Molto comodo, sì. E in più all'interno della stampante sono già appunto impostati dei preset che ti consentono di andare a stampare dei calendari già impostati. Calendari, biglietti da visita, biglietti d'auguri, quindi tutta una serie di... Per cui posso utilizzare anche dei preset, dei template interni. Beh dai, di stampe alla fine te ne fate fare un po', però alla fine meritava. Per un appassionato di fotografia come te, questo è il prodotto ideale. Mi sembra una scelta giusta. Assolutamente sì.